Allora, siamo nel dopogara della partita tra Anzio Lavigno e Giulianello. Torna il successo, lo analizziamo anche insieme alla fisioterapista Forcina. Una partita iniziata un po' lentamente, dove noi ci siamo adattate al loro gioco e poi ci siamo sbloccate con i gol ed è andato tutto liscio. Bene. Questa squadra comincia comunque, diciamo, un po' a carburare, far vedere anche un po' gli insegnamenti, anche se è cambiato il metodo di gioco rispetto alla scorsa stagione. No, io quello che vedo è che loro mettono in pratica veramente tutto quello che fanno in allenamento. Cioè, il mister spiega delle cose, degli schemi, loro lo riproducono in campo, certo, non perfettamente, perché sennò avremmo vinto tantissimo, però veramente riescono a dare veramente tutto. Ecco, fisicamente come sta la squadra? Fisicamente abbiamo un'ottima preparazione e fortunatamente ci sono stati pochissimi infortuni, anzi quasi nessuno, e lo staff quindi si è allargato, abbiamo il preparatore atletico, il fisioterapista, quindi siamo al completo, per adesso va tutto bene. Analizzavamo questa partita un po' difficile anche per forza l'avversario, nonostante i 9 punti in classifica, qualche preoccupazione ve l'ha data, però per voi è tornato il successo dopo 2 pareggi consecutivi. Sì, siamo contenti del risultato e diciamo che anche se giochiamo contro squadre di bassa classifica, in realtà quest'anno il campionato è molto equilibrato, quindi comunque a prescindere da chi giochiamo non sottovalutiamo sicuramente nessuno, dall'ultima alla prima, diciamo. E siamo contenti del risultato e speriamo, insomma, di riuscire a mettere in pratica quello che il mister ci insegna, tutti gli allenamenti, i movimenti, eccetera, insomma. Ecco, rispetto all'anno scorso è un campionato più lungo, l'avete più volte sottolineato, e anche le formazioni sembrano essere preparate meglio, diversamente. C'è poco comunque di vario tra la prima e la quinta posizione. Sì, c'è poca differenza, si è visto, insomma, nei risultati fino adesso, e quindi ogni partita, insomma, la giochiamo come se giocassimo sempre contro una prima.